ero raccapricciato perché, devo dirlo questo, mi dispiace ma lo devo dire, qualche settimana fa ero ospite al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia, c'erano colleghi da tutto il mondo, anche grandi, bravi colleghi italiani, avevo due conferenze, ne ho fatta solo una per una semplice ragione, sono arrivato il giorno che dovevo parlare un pomeriggio, c'erano tanti studenti, e c'era all'esterno, in questo albergo, del centro di Perugia, un grosso banchetto dell'Enel. Mi sono incuriosito, prima di entrare a parlare, ora ho preso le brochure, ma poi ho visto praticamente, c'erano veramente dei cartelloni pubblicitari che chiaramente pubblicizzavano che cosa? Il ritorno nucleare all'interno del Festival Internazionale Giovanni di Perugia. Ho preso la parola e la prima cosa che ho rilevato è questa contraddizione, ma come fate a sponsorizzare da questi? E poi da una banca che traffica in armi con la Unicredit, cioè queste contraddizioni anche all'interno dei movimenti che poi si ritengono liberi e indipendenti. Facciamo attenzione, perché io su questo non transigo assolutamente, io non dico che dobbiamo essere duri e puri, però un minimo di coerenza, che diamo. Sul nucleare dobbiamo fare molta attenzione. Abbiamo detto no nel 1987, le centrali sono state chiuse. Come sapete, qualcuno lo sa, io sono riuscito a entrare a Caorso perché erano due anni che chiedevo alla Sogi, avevo fatto anche domanda, mi fate entrare a Caorso, voglio verificare Caorso. C'ero stato qualche anno prima per Repubblica, mi avevo fatto un reportage e conoscevo bene quella situazione. Sono voluto tornare a Caorso perché per me era fondamentale. Mi hanno tenuto praticamente in lista di attesa per due anni senza mai darmi una spiegazione, senza dirmi venga, non venga, insomma, oppure no, perché ci sei antipatico, non vieni. Alla fine mi sono rotto un po' le scatole, anche noi pugliesi siamo testati su questo, perseveranti, e un giorno sono partito e sono andato a Caorso. Conoscevo bene la strada, c'ero stato, sapevo che percorso fare, perché Caorso, come sapete, è una zona militarizzata. Dopo l'11 settembre 2001 anche le misure di controllo, almeno teoricamente, dovrebbero essersi intensificate. L'ho fatto per Berlusconi, ha fatto anche dei decreti su questo. No, 2001, 11 settembre. I decreti sono 2003, due anni, non si lo so, si sono intensificati. Siamo nel 2010, ebbene, che cosa succede? Succede che un giornalista, che non è certamente né un terrorista né un kamikaze, ha tre macchine fotografiche, non avevo null'altro, non avevo esplosivi, né armamenti. Ho lasciato la macchina a debita distanza, filo spinato, telecamere, tutto quello che vi pare di controllo, sono riuscito a entrare come qui, tranquillamente, anzi non se ne è accorto nessuno, io sono stato dentro due ore, non un minuto. Potevo anche piazzare degli esplosivi, tipo non so come andavo a finire. Comunque, diciamo che già questo non va, perché non è possibile entrare in un sito del genere con questa disinvoltura, perché io sono un giornalista e faccio il mio lavoro, esercito il diritto di cronaca, quello che i miei colleghi hanno dimenticato da un bel pezzo, la stragrande maggioranza. Non voglio polemizzare con nessuno. Il diritto di cronaca è stato usato. Sto parlando troppo? Metto. No. Non so il tempo qui com'è, quello non fluisce. Se lo prendo, insomma, no? No, siamo contingentati, no, perché è lui che fa lo spettacolo. Comunque, sono entrato dentro, ho cominciato a fotografare di qua e di là, ma quando la mia visita volgeva al termine, ho fatto la scoperta più sensazionale. E quando l'ho fatta, l'abbiamo pubblicata subito su Italia Terra Nostra, campeggio in primo piano, c'è una fotografia all'interno di questa centrale nucleare, si vede perfettamente, e si vede perfettamente un camion. E fin qui niente di male, un camion. Ci può stare dentro un sito nucleare. Ma questo camion di chi è? E cosa c'è a bordo di questo camion? Questo camion è una società che ha nome Ecoge SRL, una società di responsabilità limitata, che ha sede a Genova. E fin qui? Niente di nuovo. Ma chi sono questi della Ecoge? Sono i Mamone, i fratelli Mamone. I fratelli Mamone, secondo una caterva di rapporti della direzione investigativa antimafia, a partire dal 2002 fino ai giorni nostri, sono, secondo questi rapporti, non dico io, non sono competente in materia, organici alla 'Ndrangheta. Ma dico, ma non ci vedo bene, però parecchi fotografici registrano la realtà, è quella. C'è a bordo di questo camion, di questi camion, un container. Raccontiamo la storia di un container. Questo container l'avevano appena caricato, che se ne doveva partire praticamente. Dico, caspita, un container. E cosa ci fanno? Cosa ci mettono dentro? Vediamo bene. Quindi fotografiamo il container, il contenuto parte. Non si accorgono di me. Con calma me ne torno indietro, raggiungo la mia macchina. Torno al mio studio, faccio le mie verifiche sulla Ecoge. Chiamo la Sogi e dico, scusate, ma voi avete qualche contratto con la Ecoge SRL in corso? No, no, mandano una mail.
responsabili di relazioni esterne, mi mandano lì, no, noi abbiamo, non conosciamo nessuno, e quindi essere possibile. Boh, strano, dico possibile che non... Avevo capito che stavano mentendo, e allora a quel punto un giornalista investigativo cambia strada, e quando una cosa non gliela danno se la va a prendere, se la va a cercare ovviamente, e sono andato a trovarmi il contratto di appalto tra la Sogin S.P.A. e la Ecogen S.R.L. Chiaramente non gli davano bruscolini o caramelle, stavano smantellando quella centrale, e quindi hanno fatto un appalto con la Ecogen S.R.L. Mettiamo in rete sul giornale Italia Terra Nostra la fotografia e gli facciamo capire cosa abbiamo scoperto. Mi chiamano subito la sera stessa, cioè mezz'ora dopo che avevamo messo in rete la cosa, mi chiamano e mi chiedono di andare subito, venire qui subito a Roma, alla sede della Sogin. Va bene, accetto, giorno presto. Siamo messi in macchina con la scorta di polizia, perché sono stato scorta da 5 mesi, siamo venuti a Roma. Mi hanno ricevuto, mi hanno detto per cortesia, non registri quello che le diremo, mi hanno perquisito, non avevo niente con me, nessun microfono nascosto, nessun registratore, nessuna telecamera. Mi ricevono due dirigenti e mi chiedono di tenere un basso profilo in quel momento. Che vuol dire un basso profilo? Cioè io faccio una scoperta, il mio dovere è quello di informare. Abbiamo questo casino sul nucleare, col governo che insiste, voi l'avete appaltato, perché la domanda che ho fatto al governo, e ribadisco questa domanda, questo quesito, ma per caso avete appaltato a una società dell'Andrangheta lo smantellamento o una parte dello smantellamento del più importante sito nucleare d'Italia? Questa è la domanda. L'ho fatta mesi fa, non ho ancora ottenuto alcuna risposta, non sono stato né querelato. Mi compenso però ignoti anche recentemente, domenica scorsa, io sono tornato dalla Perugia Assisi, sono tornato a casa, qualcuno è entrato nel mio studio, a casa io non ho nulla, soltanto i libri, il mio archivio è al sicuro, avevo dimenticato un computer, perché uno può avere anche una ballataggia, si dimentica un computer, dentro c'è anche un piccolo disk portatile che mi porto sempre appresso per comunità, per non portarmi dietro 10 quintali di carta, di documenti, e l'hanno portato via. Nessun segno di effrazione, niente. Noi siamo tornati la sera, no, alle 21, alla Perugia. E non siamo accorti di niente, perché non c'erano segni di fuga. Non hanno rubato niente. Strano. Chiaro. Verifichiamo questa cosa, l'ennesima denuncia delle tante innumerevoli. Questa è la situazione. Chi tocca il nucleare si scotta, però noi forse non sanno una cosa, che abbiamo nel DNA qualcosa che... ci consente comunque di reagire, di combattere, di tenere sulla testa. Il discorso che io faccio è questo, il nostro dovere dei giornalisti è quello di documentare con i fatti quella che è la realtà, con fatti, con riscontri oggettivi. Ma c'è anche una responsabilità vostra, cari signori. La responsabilità e la consapevolezza critica di questa situazione non potete delegare a nessun altro, né politici, né giornalisti. Ognuno di noi ha la responsabilità. Come diceva Gandhi, il cambiamento parte da noi stessi, non possiamo delegarlo a nessun altro. E allora se questa battaglia deve essere una battaglia vittoriosa e vincente, perché io sono sicuro che sarà questo, però bisogna veramente sudare, sacrificarsi, no? Anche noi dobbiamo veramente fare molto di più, anche se ormai ci è preclusa la possibilità di parlare e di comunicare. Io sono un ex giornalista del quotidiano La Stampa, che da un anno sono stato congelato per aver toccato un signore che risponde al nome di Renato Schifani, attuale presidente del Senato, organico a Cosa Nostra dal 1980. Mai smentito su questo? E quindi siamo a questi livelli. Sono anche un collaboratore del RAI che però non lavora, mi hanno censurato l'ultima cosa che è un'inchiesta su una strage della NATO, quindi siamo a questi livelli qua, insomma, non si può avere anche freelance, non puoi più fare nulla, non a caso abbiamo fatto nascere un giornale online.